Benvenuti nel Lazio, una regione straordinariamente varia e ricca di tesori nascosti. Qui, tra le colline, le montagne e il mare, si trovano alcune delle città più antiche e iconiche del mondo, le meraviglie naturali e artistiche, e le destinazioni più affascinanti per chi vuole scoprire la vera anima dell'Italia. In questo video vi porteremo alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del Lazio, mostrandovi le loro bellezze e i loro segreti. Preparatevi ad un'avventura indimenticabile nel cuore dell'Italia, tra la storia, la natura e l'arte. Prima di cominciare, un grande grazie va a tutti i nostri iscritti che ci sostengono e ci motivano a creare sempre contenuti migliori. Se anche voi amate viaggiare e scoprire nuove destinazioni, e se il video dovesse piacervi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per far crescere insieme una grande community di viaggiatori, dove possiamo condividere idee, consigli e avventure indimenticabili. Ma ora partiamo! Ecco la nostra personale top 10 dei luoghi e città da visitare nel Lazio. Al decimo posto troviamo l'Abbazia di Monte Cassino. È uno dei luoghi di culto più famosi e importanti del mondo, situato nella città di Cassino, a circa 130 km a sud di Roma. Fondata da San Benedetto nel VI secolo, l'Abbazia di Monte Cassino è un luogo di preghiera e spiritualità, oltre che un'icona dell'arte e dell'architettura medievale. L'abbazia, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, è un monumento di grandiosa bellezza, che domina la città di Cassino dall'alto di una collina. La sua architettura unisce stili diversi, dal romanico al barocco, con elementi dell'arte gotica e rinascimentale. L'interno dell'abbazia è riccamente decorato con affreschi, mosaici e opere d'arte, tra cui la celebre cripta di San Benedetto. Al nono posto troviamo l'Abbazia di Casamari. È un antico monastero cistercense situato nella campagna tra Frosinone e Latina. Costruita nell'XI secolo, l'abbazia è uno splendido esempio di architettura cistercense, caratterizzata da una sobria eleganza e un equilibrio tra la bellezza e la funzionalità. L'Abbazia di Casamari è immersa in un'oasi di pace e tranquillità, circondata da ampi prati e boschi, ed è ancora oggi abitata dai monaci cistercensi. Inoltre, è aperta al pubblico e i visitatori possono ammirare la sua straordinaria bellezza, che include il chiostro, il refettorio, la sala capitolare e la chiesa. All'ottavo posto, invece, troviamo l'isola del Liri. È una deliziosa cittadina situata nella provincia di Frosinone, nel cuore della Valle del Liri, in una posizione strategica tra Roma e Napoli. L'isola del Liri è famosa per la sua bellezza naturale, con il fiume Liri che scorre attraverso il centro della città, formando due splendide cascate, che sono una vera attrazione turistica. La cascata maggiore, alta oltre 20 metri, è spettacolare, soprattutto quando illuminata di notte. Ma l'isola del Liri è anche una città ricca di storia e cultura, con monumenti e luoghi di interesse che risalgono all'epoca romana, medievale e rinascimentale, come il Castello Boncompagni Viscogliosi, la Chiesa di San Francesco e il Museo Civico Archeologico. Continuando, al settimo posto troviamo Terracina. È una bellissima città costiera situata sulla costa meridionale del Lazio, famosa per le sue spiagge, i suoi monumenti storici e la sua vivace vita notturna. La città è caratterizzata da una ricca storia che si riflette nella sua architettura, con monumenti e palazzi risalenti all'epoca romana e medievale, come la Cattedrale di San Cesareo, il Tempio di Giove Anxur, il Castello Frangipane e il ponte sul fiume Amaseno. Ma Terracina è anche una meta turistica molto apprezzata per le sue spiagge, tra cui la famosa spiaggia di Levante, una lunga spiaggia di sabbia dorata che si estende per chilometri, e la spiaggia del Faro,
una piccola baia con acque cristalline e un faro antico. Al sesto posto troviamo Ostia Antica. È un sito archeologico di grande importanza storica, situato a pochi chilometri da Roma, lungo la costa del Lazio. La città di Ostia Antica, fondata intorno al IV secolo a.C. come porto di Roma, rappresenta uno dei siti archeologici meglio conservati dell'antica Roma, grazie alla sua posizione privilegiata, lontana dal caos e dalle vicissitudini della città. Gli imponenti resti dell'antica città romana si estendono su una vasta area, ricca di templi, terme, fori, teatri, insule e necropoli, che testimoniano la vita quotidiana degli antichi romani e il loro modo di vivere. Tra i monumenti più rappresentativi di Ostia Antica vi sono il teatro, il più grande dell'antichità, il foro di Traiano, la necropoli, la Domus del Ninfeo, la casa di Diana e il tempio di Iside. Al quinto posto abbiamo inserito Gaeta. È una città situata lungo la costa tirrenica, tra le montagne e il mare, caratterizzata da una lunga e affascinante storia. La città di Gaeta è nota per le sue bellezze naturali e architettoniche, tra cui la splendida spiaggia di Serapo, premiata più volte con la bandiera blu, che si estende per circa 1,5 km e offre acque cristalline e una sabbia finissima. Ma Gaeta è anche una città di arte e cultura, con il suo centro storico medievale, dove si possono ammirare il Castello Angioino Aragonese, la Cattedrale di San Lorenzo e la Torre di Orlando. Inoltre, la città offre numerose altre attrazioni turistiche, tra cui il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, il Santuario della Santissima Annunziata, il Museo Archeologico Nazionale e il Parco Regionale di Monte Orlando. Al quarto posto, invece, vi è Tivoli. Una splendida città a pochi chilometri da Roma. Conosciuta in tutto il mondo per le sue magnifiche ville e i suoi parchi, Tivoli è una meta ideale per chi desidera scoprire la bellezza e la storia dell'Italia antica. La città è famosa per le sue ville, tra cui la celebre Villa Adriana, costruita dall'imperatore Adriano come residenza estiva. La villa è un complesso monumentale di straordinaria bellezza, con i suoi ampi giardini, templi, terme e teatri. Non lontano dalla Villa Adriana si trova la Villa d'Este, un'altra meraviglia dell'architettura e dell'arte italiana, con i suoi meravigliosi giardini all'italiana, fontane, cascate e statue. La città ha anche un centro storico molto affascinante, con i suoi vicoli, le sue piazze e i suoi monumenti come la Cattedrale di San Lorenzo, il Tempio della Sibilla, la Rocca Pia e il Palazzo del Governatore. Continuando la classifica, al terzo posto troviamo i Castelli Romani. Sono una zona collinare situata a sud-est di Roma, nota per la bellezza dei suoi paesaggi, la ricchezza della sua storia e la varietà della sua cucina. La zona dei Castelli Romani è caratterizzata da una serie di pittoreschi borghi e cittadine, ognuno con la sua personalità e i suoi tesori da scoprire. Tra questi, spicca Castel Gandolfo, con il suo palazzo papale e il suggestivo lago di Albano, ma anche Frascati, con le sue ville e i suoi vigneti, e Ariccia, con il suo celebre ponte e la sua deliziosa porchetta. La zona dei Castelli Romani offre inoltre numerose opportunità per gli amanti dell'outdoor, con percorsi trekking e ciclabili immersi nella natura e la possibilità di praticare sport acquatici sul lago di Albano. Ma la vera perla dei Castelli Romani è la loro cucina, che si caratterizza per la freschezza degli ingredienti e la varietà dei sapori. In sintesi, i Castelli Romani sono una destinazione perfetta per chi cerca una fuga dalla città, alla scoperta di un'area ricca di storia, cultura, natura e gastronomia, a pochi passi da Roma. Al secondo posto merita di essere inserita Civita di Bagnoregio. È un incantevole borgo medievale situato sulla sommità di una collina di tufo, a pochi chilometri dalla Toscana. Questo luogo magico è conosciuto anche come la città che muore, perché il terreno su cui sorge è particolarmente fragile e soggetto ad erosione, il che lo rende sempre più isolato e difficile da raggiungere. La bellezza di Bagnoregio risiede proprio nella sua posizione unica e suggestiva,
il borgo è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in legno, che lo collega alla terraferma, e offre una vista panoramica mozzafiato sui paesaggi circostanti. All'interno del borgo, le stradine strette e le case in pietra sanno raccontare la storia millenaria del luogo, tra chiese antiche, piccoli negozi artigianali e ristoranti che offrono piatti della cucina locale. Una visita a Bagnoregio è come un tuffo nel passato, tra i suoni e i profumi della vita di un tempo, in un luogo che sembra fuori dal tempo e dallo spazio. Infine, la prima posizione non poteva che essere occupata da Roma, la capitale d'Italia. È una città che incanta con la sua bellezza, la sua storia e la sua vivacità. Una città dove si respira un'atmosfera unica e autentica, dove la tradizione e l'innovazione convivono in perfetto equilibrio. Il centro storico di Roma è un vero e proprio scrigno di tesori, con le sue strade strette e le sue piazze grandiose che raccontano la storia millenaria della città. Il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, Piazza Navona e la Città del Vaticano sono solo alcuni dei luoghi iconici che incantano i visitatori. Ma Roma è anche una città di quartieri, ognuno con la sua identità e il suo fascino unico. Testaccio, Trastevere, Monti, San Lorenzo sono solo alcune delle zone che vale la pena esplorare per scoprire l'autentica vita romana, tra locali alla moda, boutique vintage, osterie tradizionali e mercatini caratteristici. E poi c'è la gastronomia. La cucina romana è una delle più apprezzate in Italia, con piatti deliziosi come la pasta alla carbonara, la coda alla vaccinara, la pasta alla matriciana e tante altre specialità che fanno venire l'acquolina in bocca. In sintesi, Roma è una città che fa innamorare, dove ogni angolo nasconde una sorpresa e ogni scorcio è un'opera d'arte. Una città dove l'arte, la cultura, la gastronomia e la gente si fondono in un'esperienza indimenticabile. In conclusione, il Lazio è una regione straordinariamente ricca di storia, arte e bellezze naturali, che offre un'infinita varietà di città, paesi e luoghi da visitare. In questo video abbiamo presentato alcune delle città e dei luoghi più iconici e suggestivi del Lazio, ma ci sono molte altre destinazioni da scoprire, come il Castello Orsini ad Avezzano, l'affascinante paese di Bolsena con il suo lago, e l'antica città di Anagni con la sua cattedrale e il palazzo di Bonifacio VIII. Quindi, se sei in cerca di un'avventura che ti porti alla scoperta di luoghi meravigliosi e di una storia millenaria, il Lazio è la meta perfetta per te. Scopri i suoi tesori nascosti e immergiti nella sua bellezza senza tempo, e sarai sicuramente rapito dalla sua magia. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.